Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua a fare, come avete letto dal titolo, la rotazione dei profumi settimanale, che la dovevo fare ieri, domenica, ma come tutti sapete, tutti chi mi segue, io questo fine settimana ero al lavoro, ero di turno, io faccio il turno sabato domenica ogni 5 settimane, perché siamo in 5 dipendenti. E quindi ero di turno, però ho preparato il mio video e sapevo che lunedì lo avrei fatto subito, subito, subito. E qui siamo qua. Quindi bentornati a tutti, benvenuti tutti. Grazie, grazie, grazie del sostegno, di tutto il bene che mi volete. Vai, cominciamo con questo video che so che siete molto curiosoni e poi mi piace tantissimo i profumi. Allora, cominciamo con il primo profumo e vediamo cosa faccio vedere. Perché avevo fatto un po' l'ho messo così. Allora, un profumo che ho già visto recensire in altri video, in altri canali, è un profumo che io ho visto da una di voi e la curiosità era tanta che ho voluto comprarlo. L'avete già visto in un mio video haul quando l'avevo acquistato. Il profumo è stupendo, ma veramente buono. Peccato che è piccolissimo perché sono 50 ml. A qualcuno di voi vi piace tantissimo i 50 ml, a me no, a me mi piace quelli di 100 ml perché io faccio il bagno nei profumi. Allora, questo profumo è, come ho già detto, è un profumo buonissimo, è un profumo a me piace moltissimo perché è un gourmand, è un fiorito, è un elegantone, è un dolcione, è buonissimo. Io l'ho usato a inizio settimana perché lo volevo provare, volevo vedere com'è la persistenza e quindi mi piace tantissimo, mi dura tantissimo, ha un bel sillage. Qualcuno mi ha chiesto se avevo addosso Pink Sugar, non lo so perché, perché non vedo che sia dolce, ma non vedo questa similianza così da chiedermi se avevo Pink Sugar da Aquilina. E vabbè, allora. Caros Black Sugar Oriental Lily, boh, io non so se si dice così, io ho detto come ho letto, questo è, lo trovate su Notino e spesso è sold out, infatti io non l'avevo preso prima perché era sold out, ma adesso c'è e se non mi sbaglio c'è anche in offerta. Poi è un profumo che ha un costo molto basso, niente di che, però è più buono del valore che ha, perché è veramente molto buono, consigliatissima. C'ha le note di vaniglia, di violetta, di giglio, di caramello, zucchero, di canna, un fiorito, ma io direi un fiorito gourmand. A me piace moltissimo, ma stupendo. È anche un talcato, secondo me. Il rossetto che sto indossando è un rossetto Deluxe di Avon. È un rossetto che in questo periodo mi piace moltissimo perché è come se fosse un burro cacao, mi tiene le labbra colorate a posto ma anche morbide, pensando sotto la mascherina. E poi la palette che ho usato è quella che avete visto in quel video haul dove ho preso diverse cose di NYX. E io sto usando queste tre qua con un po' di questo brillantoso. Vedete? Bellissimo. Il look è questo. Mi piace moltissimo. Palettina consigliatissima. So che tanti di voi l'avete già presa da quando l'ho fatta vedere. È stupenda, è stupenda, è stupenda. Poi
Poi uno dei miei preferiti, uno dei profumi che uso volentieri anche le sere d'estate, non il giorno, le sere d'estate, perché è una bomba di profumo, ma è un fiorito, ma io lo adoro, lo adoro. Mi piace più il Black, però mi piace tantissimo anche lui. My Blueberry, questo è il nome. Si trova la scatola, vi faccio vedere. Così questo è il classico. E mi piace moltissimo, anche se preferisco quell'altro perché è più potente. Questo è un classicone, questo è un profumo adattissimo anche per le feste San Valentino perché è un romanticone. Allora, My Burberry de Bulgari. No, di Burberry da donna, scusate, è sbagliato. Accordi principale, floreale, dolce, agrumato, fruttato, aromatico, verde. Andiamo a leggere le note di questo profumo. Ci abbiamo in testa il pisello odoroso. Con questo pisello odoroso. Allora, oh mio Dio. Bergamotto, mandarino, pompelmo e limone. Infatti lui è la prima spruzzata, proprio veramente, e rendano giustizia alle note, la piramide, perché non sempre, spesso ci fidiamo delle note e non sempre le note a volte ti prendono d'inganno. E invece qui rendano veramente giustizia a quel che è stato detto, perché questo profumo appena spruzzato è proprio, si sente questa vampata di agrumata, fresca, un po' anche asprina e veramente si sente molto il bergamotto, il mandarino, il pompelmo, il limone e questo pisello odoroso che non so che roba è, mi dovrei informare, ma penso che a voi non interessa alla fine. Cuore, nel cuore ci abbiamo una mela, cotogna, una freccia, geranio, pesca, note verde, gardenia, frutto della passione. Io veramente sento tantissimo in questo profumo la mela, ma sento anche tanto il geranio, che infatti penso che sia la nota che mi dà un pochino fastidio. Non lo so, eh. Con fondo, quindi un fondo di una base di rosa di damasco, rosa, patchouli, muschio, cuoio e violetta. Profumo veramente buono. Buonissimo per quelle che non le piacciono i gourmand, che le piacciono più i profumi fioriti, freschi. Questa è una bella alternativa e adoro, adoro anche il packaging di questi profumi. Mi piace moltissimo. Allora, andiamo a noi. Il terzo profumo è un profumo che io, nonostante che non amo, non sono un amante sfegatata della rosa, l'ho già detto, mi piace e spesso quando viene sempre mescolata con la frutta, con i gourmand, con le spezie, ma proprio la rosa. Questo è un profumo che l'ho già fatto vedere, che è un profumo che qui sul tuo ne parlano quasi niente. Io l'ho conosciuto seguendo delle ragazze che seguo di lingua spagnola. Un profumo molto elegante già anche dal packaging, è bellissimo. E qui stiamo parlando di Rose Estas de Nina Rich. È un profumo che il suo nome lo dice, è proprio una rosa proprio rosa, ma che qua è una rosa dolce, dolce, succherata, una rosa, potrei dire una rosa candita. Una rosa molto elegante, non è stucchevole, non è un gourmand, come detto, caramellosa, commestibile, no? È un gourmand mescolata con questa rosa che dà quel tocco di eleganza, ma si sente la rosa. Quindi l'amante della rosa, questo è buonissimo. Ma anche quelle come me che la rosa non la amano tantissimo, è un'alternativa veramente top perché è una rosa un po' diversa da quelle rose che siamo abituati che non ci piacciono. E qui gli accordi principali troviamo un mielato, infatti dolce, un mielato dolce, agrumato, speziato, caldo,
un fiorito bianco con un legno, un caramello, un floreale talcato. Infatti, quando ho detto che sento una rossa caramellata, è perché candita, è perché io avevo sentito. E la sprussata avevo sentito questo caramello, invece non me lo ricordavo che c'era anche sulle note. E in testa abbiamo lo senzero, l'arancio amaro con un cuore di gelsomino, di sambac, fiori di arancio e rossa, e un fondo di miele, ambra, caramello, sandalo, vaniglia e legno di cashmere. Questo è veramente una rossa, un fiorito, ma un fiorito gourmand, ma elegante, quindi è un profumo molto adatto per chi ama la rossa, per chi non la ama, per chi ama il gourmand, ma anche per chi non ama il gourmand, perché un gourmand non è stucchevole, è un gourmand buono, piacevole, cremoso, coccoloso. Adoro, adoro, adoro. È peccato che di questa linea qua di Nina Ricci non ne parlano quasi mai. Poi andiamo al quinto. Il quinto, come già detto nell'altro mio giro di profumi settimana, avevo detto che volevo inserire, finché c'è freddo, uno dei miei profumi della mia piccola collezione che ho di profumi retro, dove hanno questa nota degli anni 80, anni 60, anni 90, anni 50, non lo so, giù per di là, ma insomma sono quelle note che usavano una volta, che adesso un po' si sono andati un po' a perdere, le trovi in poche, pochi profumazioni. E stiamo parlando di Capotin. Aspettate. Capochar di Grace. Capotan, come si dice? Capoce, lui. Questo è veramente un Capotan, Capotembo. È un profumo dove tu ti deve piacere proprio i profumi retro, perché qui tu senti molto elegantissimo, è buonissimo. Io lo comprai una volta aver visto il video di Roberto e l'intorni, come si chiama il suo canale, non me lo ricordo, che lui ama questo profumo e mi piace tantissimo in questo periodo dell'anno. Capocha è del 2019, perché questo è solamente la riformulazione, penso, eh. Accordi principali di Cress. Accordi principali. Ci abbiamo il legnoso, muschiato, vegetale, terroso, cuoiato, aldeidico, verde, aromatico, e patchouli, fresco, animalico. Note di testa, aldeidi, galbano, salvia. Note di cuore, ghilan ghilan, rossa e gelsomino. Note di base, muschio di quercia e cuoio e patchouli. Quindi è un profumone, è un classicone. È un profumo che ha tanta, tanta, tanto carattere e tanta personalità. Penso, come tutti i profumi che hanno queste note cuoiata, animalica, un po' retro, un po' polverosse, ciprata, che non è un profumo per tutti, è un profumo un po' particolare dove deve piacere questa tipologia di profumi, se no, non lo consiglio perché è un profumo molto signorile, molto pesantone, e bisogna saperlo portare e più che altro deve piacere questo genere di profumo, però è top. Poi un altro profumo che ho voluto buttare fuori perché mi piace tantissimo, è un profumo che userei anche volentieri anche d'estate, le sere d'estate. Stiamo parlando di un altro profumo della Perla. Jux Pre, se trovo le scatole, Jux Precious. Questo era un profumo che avevo acquistato offertissima da Tigotà l'anno scorso o 2 anni fa, e ne avevo preso diversi perché erano gli ultimi, avevo fatto diversi regalini. Stupendo, mi piace moltissimo.
Avevo fatto diversi regalini a persone che allora pensavo che lo meritavano. Dopo quel tempo, mi sono resa conto che erano persone poco buone, per non dire parolacce, che non entra nel mio stile. E beh, non fa niente, l'importante è la vita. E io sono del parere che Dio vede, Dio provvede. E quindi è un profumo veramente da cominciare dalla sua bottiglia, del suo packaging. È bellissimo, è buonissimo, e mi dispiace che non mi sono tenuta due, perché se no l'avrei usato di più a portarlo a finire, perché se avrei avuto un suo sostituto dopo averlo finito. Buonissimo, buonissimo, mi piace tantissimo. Allora, la perla Jus Precious. Accordi principale, floreale bianco, agrumato, legnoso, dolce, floreale, agrumato, patchouli. Note di testa, fiore di arancio, mandarino, bergamotto, note di cuore, gelsomino, ghilan ghilan, tiare e peonie. Note di base, patchouli, ambra, vaniglia e sandalo. Infatti è un profumo che è buonissimo, è un fresco elegante, fiorito, dolce, anche questo, un po' tutti i generi di questi profumi, a parte Capotem. Tutti gli altri sono profumi che più o meno hanno su quel stile lì. Cabochard, come si chiama? Mi vuole testardì come si chiama? Qualcuno me lo scriva. Cabochard. Non lo so pronunciare. È veramente buonissimo. Se lo trovate ancora, magari in offerta o non offerta, uguale, prendetelo, perché è un capolavoro questo profumo. È veramente buonissimo. Pure a chi le ho regalato hanno detto che non le piaceva. Dopo, rimandatemelo indietro, io lo prendo volentieri. Non lo faranno, perché sono delle cattore. Allora, andiamo al numero 7. Andiamo al numero 7, numero 7, numero 7, e stiamo parlando di... Come mai mi manca uno? Mi manca uno, peccato, ma vabbè, tanto lo so com'è quell'altro. Versace di Christian Noir. Questo è un eau de toilette, mi piacerebbe tanto comprarmi il profumo, ma al momento userò questa perché è una bella boccetta. E quindi non voglio. Buono, si compra profumo dopo, non vuole usare questo. È buonissimo, buonissimo. Anche questo è un profumo che secondo me è adattissimo a tutto l'anno, perché è un fresco dolce anche lui, come tutti gli altri. È buonissimo, buonissimo, buonissimo. Profumo che troviamo in testa al Rives Nero, la violetta, al fico nero, con un cuore di frangipane, tuberosa e gelsomino, e con un fondo di vaniglia, casmeran, eliotropio, legno di sandalo, un orientale florito, fiorito, gourmand secondo me, anche se non si è scritto, che non è scritto, io direi anche un gourmand. Mi piace tantissimo, gente. Poi la bottiglia, ne vogliamo parlare? Adoro, adoro, adoro. Mi piace tantissimo. Poi è l'ultimo, che mi sono scordata di scrivere le note, ma io lo so che lui è un gourmand, è un profumo veramente, veramente, non so come mai non l'ho scritto il suo nome. Jimin Cho, Illichic si chiama lui, questo. È un profumo che lo trovate, io sarà da 2 anni, ma uno l'avevo quasi finito. E poi l'ho regalata a una mia vicina di casa che le piaceva tanto, e poi me lo sono andata a ricomprare. È un profumo che lo trovate su Notino a pochissimo, pochissimo. C'era la voce in giro che lo volevano togliere dal mercato. Guardate il colore di questo profumo, io ve lo consiglio tantissimo. Se vi piace i profumi mielosi, perché qui c'è un miele che fa proprio da padrona in questo profumo. Qualcuno ha detto che era paragonato a
quel profumo di Jean Paul Gaultier, quello Scandal, Scandal de Jean Paul Gaultier, quello sì, Scandal primo, perché è proprio un mielato come lui e tanti avevano detto che era il suo dupe. Io non lo ritengo, per me quell'altro è una bomba, non che questo non lo sia, ma questo ha una delicatezza dentro, sempre dolce, sempre mielata, ma è più meno prepotente dell'altro, è un pochino più delicato, meno scandaloso e quindi deve piacere la nota del miele e frutti rossi. E non ricordo bene qual era, però insomma il miele è quello che predomina in questo profumo, è veramente buonissimo e stiamo parlando, costa veramente poco, quindi prendetelo. De Jimmy Choo Elixir. Quindi io, come promesso, ho fatto il mio video della rotazione di profumi, un po' così, perché meno ne fai, dopo c'è sempre, sempre più imbranata. E quindi io vi mando un grande bacio con la mia stanchezza, che sto morendo, sono stanchissima, oggi non ho neanche pranzato. Mando un grandissimo bacio a tutti quanto, vi amo e vi ringrazio di cuore per tutto e l'aiuto e il conforto che mi date seguendomi. Quindi tanti commentini, tanti ditini e un bacio a voi e al prossimo video. Ciao!